Allora, qua abbiamo la configurazione base di un evaporatore rotante. ICA è uno dei produttori più importanti a livello mondiale di questa tipologia di strumentazione. L'evaporatore rotante fondamentalmente è composto da un'unità elevatrice che può essere automatica o manuale, un set di vetreria che in questo caso è verticale ma potrebbe essere anche orizzontale oppure obliqua. Un bagno termostatico per portare a temperatura la soluzione che voi poi andrete a trattare per l'estrazione dei solventi, una pompa che crea il vuoto all'interno della nostra apparecchiatura ed eventualmente in più, in questo caso è stato fatto il collegamento con l'acqua del rubinetto, ma potrebbe essere il tutto collegato a un chiller refrigerante se si vuole scendere di temperatura. Il funzionamento dello strumento è piuttosto semplice, nel senso che io vado a impostare sul display del mio bagno la temperatura a cui voglio lavorare. Normalmente si lavora sui 50 gradi. Lui mi indica che sta scaldando, in questo momento l'acqua è a 21 gradi e 4, dovrà arrivare a 50. Per dargli l'avvio, dopo che hai schiacciato i 50, si schiaccia questo tasto di fianco. No, si fa tutto dal tasto Si centrale. schiaccia il Sì, tasto sì. centrale, dopo Start che e si è stop. impostato. Così Capito? l'andrei a spegnere, così lo riaccendo. Perfetto. Inutile che io vi ricordi che lo scopo di questo qual è. Quando abbiamo per esempio delle miscele di molecole che dobbiamo separare, sfrutteremo il processo di distillazione. Avete visto il processo di distillazione più semplice, giusto? Questo è un processo di distillazione che avviene invece in maniera più sofisticata perché abbiamo la possibilità di fare il vuoto. Facendo il vuoto si abbassa la temperatura di evoluzione e quindi non corro il rischio di scaldare troppo delle molecole che possono decomporsi. È chiaro? Benissimo. Allora, fai vedere, scusa, già che ci siete, spostati dov'è? Per abbassare, che cosa hai C'è un schiacciato? tasto on off con cui io vado a sollevare la mia struttura. Ovviamente Esatto, in questo caso è tutto manuale, così l'ho bloccata e posso farlo partire. manualmente. Ok. Qui regolo il numero di giri a seconda dell'applicazione e di quello che sto facendo. Aumentando il numero di giri, che vantaggio ci sarebbe? A seconda della temperatura, ci sono varie metodiche a seconda di cosa devo andare a estrarre, che tipo di solvente. E normalmente sulle metodiche in letteratura viene descritto, lavora a 50, normalmente tra i 35 e i 50 gradi, e che velocità di rotazione devi dare al Ho pallone. capito. Accendiamo poi l'ultima cosa, che è la pompa. Questa collegata alla vetreria mi crea il vuoto qua dentro per ottimizzare il processo. Se l'unica cosa a cui fare attenzione, perché altre cose particolari non ce n'è, è quando io vado a iniziare la mia evaporazione, se vedo che nella soluzione all'interno del pallone si formano delle bolle, vado a sfiatare qua. Capito? Sfiatando così le bolle, se ci sono, le vedo che spariscono. Poi chiudo. Normalmente di una scuola, se lo accendo e lo faccio lavorare 20 ore di fila, ogni tanto andare a controllare che ci sia ancora acqua. Lui ha una sicurezza per cui se sente che non c'è acqua si blocca. Però prima che evapori tutta quell'acqua deve lavorare veramente tante, tante ore di fila. Capito? Certo.